Appassionati di futsal, buonasera ad Antonio Iozzo e benvenuti al Pala Gems per la sfida tra Lazio e Pesaro, match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A. Lazio, lo ricordiamo, che deve fare a meno di pedine fondamentali come Lupi, Rocha, Biciak. Attenzione, perché Vieira fa 1-0, disastro difensivo del Pesaro, passa in vantaggio la Lazio. Raddoppiato, ricomincia da dietro, Taborda può allargare verso Norio, palla in mezzo, Tony Dandel, 1-1, la partita torna immediatamente in equilibrio. Attenzione al movimento di Jetson, pericolosissimo in queste circostanze, prova il destro. Adesso prova la squadra di Colini con Borruto, Taborda e Spindola respinge. Onorio, Canal, è scattato Borruto, servito Borruto e Spindola. La squadra di Reali nella metà campo offensiva a pressare il possesso del Pesaro, che però esce alla grande, servito Borruto che si gira, cerca la magia e Spindola forse con la mano. Il fischio è il direttore di gara, decisione dubbia, cartellino rosso per Spindola. Pronto Canal, va in porta, Beltrano mette in angolo, Canal va sulla sinistra, attenzione al numero 11, Beltrano respinge, Onorio, cannonata alta sopra la traversa. Sulla sinistra per Taborda che punta Chilelli, si accentra, il destro, grande gol di Taborda. Mette la freccia il Pesaro che ribalta il punteggio e passa a condurre a metà del primo tempo 2-1. Come al solito fuori Jetson che si muove, servito, riceve, mette giù il pallone, mette in mezzo, fuori di nulla. Attenzione a Onorio, palla fuori di centimetri. Marcelinho, Onorio ha un po' di spazio, pensa al destro, lo prova, Biscossi respinge, il mancino, Marcelinho, e arriva il 3-1 del Pesaro. Marcelinho, Salas di prima, Canal, Onorio, Canal, grande azione, 4-1 il poker della squadra di Colini. Salas ha un po' di spazio, cerca ancora Canal, 5-1 la doppietta di Canal. Fischietto in bocca, si ricomincia. Vieira, pressato, perde il pallone, attenzione a Borruto, Borruto le finte, la conclusione e il gol di Canal che fa tripletta, ma soprattutto fa 6-1 Pesaro. Sulla sinistra contro Biscossi, si accentra, il raddoppio di De Lillo, poi Canal mette in mezzo, recupera la Lazio con Biscossi, fermato da Borruto, va il numero 10, Borruto cerca il gioco di prestigio, poi arriva il 7 bello di Marcelinho. Per Fortini che vuole puntare, va da Tony Dandel, pensa al destro, Murato, Borruto, ancora Pesaro, deviazione e pallone in rete, 8-1, trova Fortini, ancora Salas, è scattato Mateus sulla destra, servito alla perfezione Mateus, troiano salva sulla riga. Borruto, è partito Salas, vuole il pallone, tocca un po' pigro, Salas però con una magia se ne va, mette in mezzo Marcelinho, 9-1, tutto facile per il numero 19. Borruto, tocco di ritorno, Canal va a calciare, il poker personale di Canal, il Pesaro va in doppia cifra, 10-1 al 15° del secondo tempo. Palla in porta, Jones con l'aiuto del palo, va il numero 8, Mateus per Tony Dandel che calcia altissimo da ottima posizione. Adesso prova Jones che esce dai pali, va da Tony Dandel, conclusione sulla sirena, il pallone è arrivato in rete, vediamo se convalidano il gol. Sì, il direttore di gara dice che gol, quindi festeggia Tony Dandelle. Termina qui il match, il Pesaro vince 11-1 sul campo della Lazio.